Buongiorno a tutti voi. Da oggi intraprendiamo insieme un nuovo viaggio alla scoperta di veri e propri gioielli nascosti. Vi racconterò storie di luoghi e di famiglie. Visiteremo insieme dimore antiche ma talvolta poco conosciute e andremo alla ricerca di memorie lontane, sepolte nel tempo, che parlano di architetture e pitture solenni. Tutto questo per celebrare il nostro territorio, così ricco di storia e preziose testimonianze. Quel territorio in cui chiese, ville e oratori costituiscono una componente fondamentale del patrimonio culturale di cui ancora oggi tutti noi possiamo godere. E per iniziare nel modo giusto, come primo appuntamento, ho pensato a due ville, Villa Verlato e Villa Ghellini. Due residenze straordinarie progettate da due architetti altrettanto straordinari, Vincenzo Scamozzi e Antonio Pizzoccaro. Cominciamo dunque il nostro viaggio da qui, da Villa Verla. In questo momento mi trovo di fronte alla cinquecentesca Villa Verlato, ma prima di entrare o comunque di immergermi nella storia della villa volevo fare un passo indietro e provare a raccontarvi per pochi punti la vastità del fenomeno della diffusione di queste residenze signorili. Tra la fine del 1400 e l'arrivo dei francesi sulla scorta del 1700 furono realizzate quasi 5.000 ville. In un territorio non così vasto che comprende il Veneto e una piccola parte del Friuli Venezia Giulia. In effetti in Veneto è abbastanza consueto veder punteggiare paesi e città con ville magnificenti e dimore talvolta più modeste, ma altrove queste residenze sono sporadiche o addirittura eccezionali. Tale fenomeno costruttivo, se così lo vogliamo definire, si avvia con la conquista veneziana della terraferma e il parallelo interesse delle famiglie patrizie verso i possedimenti fondiari, molto spesso acquisiti grazie anche al commercio navale oppure a concessioni, come vedremo per Villa Verlato, di terre date dall'imperatore stesso. Ecco allora che la diffusione capillare di prestigiose dimore favorì sia lo sviluppo dell'agricoltura e quindi in qualche modo anche la bonifica di terre ritenute malsane, ma contribuì allo stesso tempo, al contempo, alla creazione di un nuovo assetto paesaggistico. Perché se parliamo di villa, non dobbiamo intendere soltanto la residenza signorile, quella che viene chiamata per lo più la casa di villa, ma anche tutte le pertinenze agricole ad essa correlate, come per esempio gli edifici dove si allocavano gli strumenti di lavoro, il brolo, l'orto, gli stessi campi messi a coltura. Tutto quel contesto che le fioriva intorno e che erano necessarie per l'economia della famiglia. E Villa Verlato, che squaderna questa imponente facciata dietro alle mie spalle, vicino a me, segue la medesima storia, come quella di molte altre famiglie veneziane, che qui si spostano e cercano di investire in quella che nel Cinquecento veniva chiamata la Santa Agricoltura. Qui Leonardo Verlato cercherà di realizzare attraverso il rifacimento, cercando di nobilitare quella che era una dimora parca e già esistente, una residenza ricchissima, rivolgendosi a un architetto importante, Vincenzo Scamozzi, che tra il 1574 e il 1576 si dedicherà alla fabbrica, progettando un edificio
molto importante, immenso, direi prestigioso, perché doveva dare lustro, fasto a quello che era il capostipite della famiglia, quel Giovanni Verla che arrivò in Italia nel 1004 al seguito di Enrico II di Baviera e che è ritenuto e ricordato il fondatore della comunità stessa di Villa Verla. Basta guardare questa bellissima facciata per rendersi conto dell'aspetto imponente che ricorda più un palazzo di città che una villa di campagna. La facciata è divisa su due registri, dove il primo ordine, quello inferiore, è decorato da semplici quadri smaltati che imitano la pietra, come scrive lo stesso Scamozzi. E il secondo, invece, è impreziosito al centro da sei lesene d'ordine ionico. In alto termina il prospetto principale il frontespizio a timpano con lo stemma della famiglia sorretto da Fame. Scamozzi realizza a Villa Verlato un'opera straordinaria per eleganza e razionalità, equilibrio e proporzione, che spalancherà le porte a quello stile severo che avrà nel secolo successivo la sua massima espressione. Ma se siete curiosi, un pochino quanto lo sono io, è giunto per noi il momento di entrare. Prima tuttavia di dirigermi verso l'ingresso della villa, volevo ricordare che dagli anni 50 questa residenza è proprietà della famiglia Putin, che ha già provveduto ad un restauro nel 1961 e che adesso si appresta ad un nuovo intervento conservativo. Andiamo! Verlato, in particolare nel salone passante. E qui trovo il dottor Giorgio Ceraso. Buongiorno. Buona giornata, grazie. Studioso, appassionato, conoscitore di questa villa e in particolare dei suoi affreschi che sono davvero ben conservati e che testimoniano l'antica dimora, il fasto anche dei Verlato. Certamente, qui, come ha detto, ci troviamo nel salone passante che glorifica il fondatore di casa Verlato e anche della località di Villa Verla. In particolare qui, come vede, ci sono quattro scene che ricordano l'epopea di questo personaggio, Giovanni Verla, che è venuto in Italia intorno al 1004, cioè al quarto anno del primo millennio, a seguito dell'imperatore Enrico II di Baviera. E questo Giovanni Verla è stato al servizio di questo monarca e ha ricevuto dei benefici proprio per questo suo servizio, che vengono rappresentati nel quarto episodio. Infatti noi vediamo il Giovanni Verla che è seduto, che è inginocchiato di fronte all'imperatore, che gli sta consegnando la patente di feudatario, per così dire, di questa località. Questo Giovanni Verla è stato sostanzialmente un militare e infatti nelle altre tre scene, negli altri tre riquadri, vediamo episodi legati al personaggio. Il primo episodio si riferisce alla incoronazione da parte di Papa Urbano VIII dell'imperatore Enrico II, alla presenza naturalmente del Verlato, che, o meglio del Giovanni Verla. Tra l'altro qui noto anche una cosa interessante, perché qui c'è uno dei paggi, porta lo stemma che si intravede dei Verlato, dove si vedono proprio queste piccole ciliegine, che sarebbero le verle. Le verle, perché qui nel Veneto, nella località, la verla è un tipo di ciliegia. Selvatica, diciamo. Sì, si vede selvatica. E noi vediamo il nostro Giovanni Verla che tiene il bastone con l'aquila imperiale e assiste appunto alla incoronazione dell'imperatore Enrico II. Qui invece ci sono due scene di guerra, cioè sempre il nostro Giovanni Verla che conquista la città di Capua, mentre nell'altro episodio si narra della cacciata dei saraceni dalla città di Troia, che è una località in provincia di Foggia.
Ecco, volevo far notare due cose. La prima, dal mio punto di vista, straordinaria, perché la qualità pittorica è certamente interessante, ma anche lo stato di conservazione. Uno stato di conservazione sì, davvero notevole, lo vedremo poi anche nella sala attigua. Soprattutto nella sala attigua, quella che è dedicata alla vittoria di Lepanto, sì, della Lega Santa contro i turchi. E poi avevo una domanda per lei, perché vedo che sopra le porte ci sono due ritratti di famiglia. Ci sono due ritratti di famiglia e qui c'è una particolarità, perché vedete che i ritratti di famiglia hanno proprio diviso le donne dagli uomini, e il fatto di proprio dividere, di scindere i maschi dalle donne è una caratteristica proprio della ritrattistica vicentina, e infatti qui è pienamente rispettata. In quella sopraporta, cioè nella sopraporta a nord, c'è Giovanni Verlato, che è il figlio di Leonardo, quello che ha commissionato e realizzato l'edificio, con i figli maschi. Mentre di fronte c'è la sposa, che è circondata dalle figlie. E si vedono anche due curiosi bambini che sono di colore, ma non c'è nessun tradimento, è semplicemente il fatto che quelli due sono nati dopo la esecuzione di questo affresco, quindi sono stati aggiunti, c'è stato un processo di ossidazione. Sono stati attribuiti questi affreschi sono stati attribuiti, anzi lo sappiamo, grazie proprio a quanto scrive Vincenzo Scamozzi, che come già stato detto è il progettista di questo edificio. Lo sappiamo appunto perché scrive che in alcune stanze del piano terreno sono state affrescate da Girolamo Pisani. Questo Girolamo Pisani è oggi un artista non molto noto, ma a suoi tempi invece era molto ben valorizzato e molto ben considerato, tanto che addirittura nel 1577 affresca alcune stanze della Villa Cricoli, una delle prime interventi palladiani, e poi anche la principale stanza dove si incontrano i personaggi forestieri dell'Accademia Olimpica di Vicenza. E sappiamo appunto che con quasi certezza che l'autore di questi affreschi, di questo salone, è Girolamo Pisani, che il nostro Scamozzi dichiara allievo di Giambattista Zelotti. Quanto al committente, con tutta probabilità si tratta di Giovanni Battista Verlato. Perché, vista l'effigie, ma anche perché tra l'altro nella stanza adiacente, che è la stanza dedicata o titolata ai ciclopi o ai giganti, c'è un cartiglio il quale dice che nel 1615 sono state apportate le cosiddette finiture, si direbbe oggi, e la data è 1615, e autore delle finiture è sempre questo Giovanni Battista Verlato. Quindi diciamo che oltre a questo salone passante un po' di rappresentanza, noi adesso vedremo anche le due sale adiacenti. Due sale adiacenti. Alla mia sinistra si apre la sala dove c'è questa rappresentazione di ciclopi, di giganti, mentre alla mia destra invece ci sono delle altre pitture che in qualche modo raccontano la battaglia di Lepanto. Dicevamo dunque che questa è la sala con gli affreschi più preziosi, forse. Più preziosi e più interessanti, perché ricordano l'episodio della battaglia di Lepanto. E mi piace in particolare, ma semplicemente da un punto di vista decorativo, questo episodio, perché vedo che ha dei particolari sontuosi, pregiati. Certo, questo è l'episodio che effigia uno dei protagonisti di questa battaglia, o meglio di questa epopea legata alla battaglia di Lepanto e alla Lega Santa. Questo è Marcantonio Colonna, che era il capitano delle truppe papali, perché a questa Lega Santa appartenevano, o facevano parte di questa Lega Santa, il papato, Venezia e anche l'impero, perché infatti nelle sopraporte abbiamo dei protagonisti di tutta questa vicenda, cioè qui abbiamo il Papa,
quello è Filippo II, che è il figlio di Carlo V, su cui impero non tramontava mai il sole, quello poi era il sultano Selim II, questo è invece Aghise Mocenigo, che era il doge di Venezia, quindi era tutta una schiera, un insieme di grandi potenze che combattevano questi turchi. Ma di questi affreschi in particolare trovo che sia straordinaria tutta la decorazione, certo, diciamo così, che inquadra la scena con questi turbanti, addirittura vedo guanti, maglie, calici, addirittura calzature. Sì, c'è una ricchezza straordinaria. Qui probabilmente sono intervenuti due pittori, c'è il cosiddetto quadraturista, cioè quello che ha organizzato la scena architettonica, poi c'è invece l'altro, probabilmente l'altro artista, che ha invece delineato proprio le figure e le scene, ma c'è proprio un tripudio di ricchezze, ma sì, forse anche proprio per mettere in risalto l'importanza di questa vittoria, che non si è conseguita contro così un esercito o uno stato poco potente, ma anzi contro uno stato che minacciava non solamente la fede, ma anche proprio la stessa vita dell'Europa, dell'intera Europa. È molto interessante questa scena dove vediamo Sebastiano Venier, che è l'altro capitano delle truppe invece veneziane, lo vediamo portato in trionfo sullo sfondo del palazzo ducale. Mi raccontava il dottor Ceraso che potrebbe esserci un ritratto nascosto. Potrebbe esserci un ritratto nascosto e potrebbe essere il personaggio che vediamo con le vesti, con i vestiti dei militari tedesco. E questo potrebbe essere anche vero, nel senso che intanto è un ritratto molto caratterizzato, cioè se noi osserviamo i volti degli altri personaggi sono tutto sommato dei volti anonimi, insomma, che non hanno segni distintivi particolari, mentre la fisionomia di quel personaggio è molto caratterizzata e delineata. E non a caso, se quello è il ritratto di Leonardo, non a caso veste l'armatura tedesca, perché sappiamo che i Berlato erano filo imperiali, sì, e quindi è anche quella, insomma, potrebbe essere in Italia. Che poi sono scesi in Italia, ma la loro fede è sempre rimasta, perché tra Venezia e l'impero, insomma, loro propendevano più verso l'impero che non verso Venezia, insomma, come alcune famiglie nobili vicentine e altre famiglie nobili vicentine. Allora, io direi che da questa villa possiamo concludere. Adesso ci spostiamo, attraversiamo semplicemente la strada qui di fronte a noi e andiamo a visitare un'altra prestigiosa villa. Eccoci arrivati a Villa Ghellini, una villa realizzata tra il 1664 e il 1679. Il committente fu Guglielmo Ghellini e il progettista Antonio Pizzoccaro, famoso a Vicenza per questo suo stile severo, che qui però è stato definito in qualche modo un po' in crisi e l'ha definito il professor Franco Barbieri. E la cosa, la particolarità, quello che mi colpisce di questa villa è proprio come è stata strutturata. Se voi osservate, infatti ha un corpo di fabbrica che ovviamente dà verso la strada provinciale, che copre in parte, cela quella che è la grandiosa e monumentale facciata. Ma questo corpo che cela, attraverso il quale si coglie solo leggermente la facciata principale, in realtà crea un maggiore dinamismo verso questo tessuto architettonico davvero straordinario. La facciata, come potete vedere, è divisa e suddivisa in quattro ordini che si sovrappongono l'uno sull'altro. In basso, nei due inferiori, c'è questo lieve bugnato, mentre al centro vediamo queste sei lesene di ordine dorico che accompagnano l'elevazione di questo corpo centrale.
Finisce il fastigio con un frontone, un timpano triangolare, e al centro è posizionato sempre lo stemma della casata. Se voi osservate, osservate con cura, la parte centrale sicuramente deve l'invenzione a esiti scamozziani. Abbiamo appena visto Villa Verlato e infatti Antonio Pizzoccaro guarda verso Villa Verlato, perché d'altra parte queste due residenze signorili erano poste l'una di fronte all'altra. Così facendo, Antonio Pizzoccaro crea una sorta di corte d'arme, celata, chiusa, con queste braccia laterali e il prospetto che dà sulla strada principale. Così come l'ha definito Luca Trevisan, una sorta di hortus conclusus dell'aristocrazia decadente. E tutte le pertinenze legate a, ovviamente, la villa agricola non si vedono, perché questo è una sorta di palazzo signorile traslato in campagna e ovviamente aumentato a dismisura nelle dimensioni. Non ha assolutamente l'espressione di quella che era una villa agricola, perché in questo momento i nostri proprietari dovevano in realtà dare lustro e fasto alla propria famiglia e dovevano celare agli occhi dei visitatori tutte quelle che erano le pertinenze agricole, quelle stesse che invece Palladio metteva così tanto in evidenza. Ma ora direi che possiamo anche avvicinarci alla villa ed entrare. Purtroppo però già vi anticipo che all'interno non ci sarà più o meno niente. Come vedete, una parte dell'ala, anche della facciata, risulta completamente incompiuta. E infatti non venne mai conclusa e non venne mai abitata. Un'altra cosa che vi devo, prima di entrare, raccontare è che in realtà quando Antonio Pizzoccaro si cimenta nella costruzione e nella progettazione di questa villa, qui già esisteva una dimora dei Ghellini, di proprietà di Guglielmo Ghellini, che aveva ereditato dalla madre. E quindi in qualche modo Pizzoccaro deve adeguarsi a delle preesistenze, ad una casa che doveva essere già una casa decorosa, affrescata addirittura da un pittore foresto, così come racconta Luca Trevisan. Nel 1640, nell'estimo delle proprietà di Guglielmo Ghellini, lui racconta proprio che esisteva una casa con un brolo, con un orto, con un grande salone, e che vicino era collocata una casa di Marcantonio Ghellini, un altro proprietario di un altro ramo della famiglia. Antonio Pizzoccaro quindi si inserisce in delle preesistenze, si adatta e qui probabilmente crea il suo più grande capolavoro. Il rammarico sta nel vedere incompiuta quest'opera magnificente. Possiamo solo immaginare quanto doveva essere straordinaria questa residenza. Una residenza più di imperatori e di re che di un signore vicentino che aveva una casa agricola. Mi avvicinerei e andiamo a vedere ciò che è rimasto all'interno. Questo magnificente scalone accompagna il visitatore dal piano terra, dove c'è questa sala a forma di T, al piano nobile, dove c'è una grande sala in questo momento sguarnita con dei grandi muraglioni istituiti in un secondo momento. Ma questo scalone, la sontuosità di questa scala, ci deve fare immaginare quanto bella e quanto prestigiosa doveva essere questa residenza. Decorata con statue magnifiche, qui ne vediamo alcune recentemente restaurate dall'amministrazione comunale ed opera di Giacomo Cassetti, un autore importante per il Vicentino del 600, della fine del 600 vicentino. Ma in casa doveva esserci anche dei bellissimi busti degli illustri della famiglia Ghellini, opera di un altro scultore importante, il Bendazzoni. Adesso scenderei e andrei a vedere quello che si apre dietro invece al prospetto posteriore della villa. Una facciata anch'essa incompiuta, ma che deve darci
l'idea di quanto originale fosse l'architettura di Antonio Pizzoccaro. Davvero uno stile severo e pulito, razionale, che ricorda moltissimo un oratorio, l'oratorio dei Proti, un'architettura in città Vicenza che forse vedremo nelle prossime puntate e che davvero ci stupisce per la modernità del linguaggio. Ruggero Gonzo, sindaco perché è di proprietà comunale dagli anni 80 questa anni 80, villa. Sì. E devo dire che l'amministrazione comunale ha fatto davvero dei grandissimi lavori anche recentemente. Ultimamente abbiamo messo a posto lo scalone interno, abbiamo messo tutte le coperture, cambiate le travi per viverla, perché giustamente questa è una proprietà dei cittadini, deve essere vissuta. Noi come amministrazione ci teniamo qui. Abbiamo la possibilità di fare molte riunioni, convegni, vivere all'interno del parco che c'è dietro, anche che è una grande bella realtà. Villa Gellini fa parte dei gioielli più importanti dell'amministrazione, ma nel comune di Villa Verlato ci sono parecchi e molti. Villa Verlato, come penso l'avete già visto, Villa Braglio, Villa Spiller, Villa Mantiero. Ecco, noi abbiamo parecchie ricchezze, però mi dispiace dire, dovrei essere un po' anche polemico, però lasciatemelo dire, ci vogliono molti soldi. E per le amministrazioni è molto difficile mantenere questi gioielli, ma noi come amministrazione ci teniamo a mantenere questo gioiello. Una parte delle nostre risorse sono riservate a Villa Gellini. Beh, devo dire che tutto l'intervento conservativo anche della facciata, sì, che dà verso strada è davvero ben riuscito. Sì. E un'altra cosa che state facendo è la valorizzazione, perché la aprite con visite guidate alla domenica. Sì, questo l'abbiamo appunto, abbiamo, come dicevo prima, le risorse sono dovute appunto perché il cittadino, ma anche la gente che viene da fuori, si innamora di questo sito, no? Stiamo mettendo a posto anche tutte le recinzioni di dietro del parco, che fa parte della villa, tutta la recensione, anche lì un bel intervento con la sovrintendenza. Dobbiamo dire che prendiamo anche qualche contributo, ci affidiamo ai contributi regionali, Cali Verona, ecco. Però ci vogliono molti soldi, però noi continueremo a metterci le mani per renderla più fruibile ai nostri cittadini. D'altra parte questa villa risulta incompiuta anche perché gli stessi proprietari, i Gellini, non sono riusciti, probabilmente per condizioni economiche mutate, proprio a finirla. Forse la stessa morte del progettista Antonio Pizzoccaro ha dato chiaramente anche lì un po'. Sì, come dicevi tu, questa villa non è mai stata vissuta da nessuno. La storia dice che è stata una disputa fra i Verlato e i Gellini, chi faceva la villa più bella. Peccato che i Gellini, effettivamente a mio modo di vedere, la Villa Gellini è più bella, però non sono riusciti a finirla, mentre il Verlato è una gran villa con affreschi ancora che si può vivere addirittura dentro. Questa no, questa non si è mai potuto viverla, però la viviamo a nostra maniera. Questo primo appuntamento ho pensato di portarvi all'interno di un piccolo oratorio. L'oratorio titolato a Sant'Antonio, ma qui in paese definito e ricordato come l'oratorio di San Gaetano. Siamo in una frazione di Villa Verla, a Nuvoledo, vicino quindi alle vicende che fin qui abbiamo raccontato dei Verlato, dei Gellini. E questo oratorio faceva parte ed era afferente ad una villa qui vicino, una villa Gellini Mantiero, oggi così denominata. Non si tratta dello stesso ramo di Guglielmo Gellini, colui che ebbe a realizzare e a costruire Villa Gellini, ma un altro ramo che si era staccato nel 1400 afferente a Marcantonio Gellini.
Ma questa vicenda ci ricorda come queste cappelle erano così importanti, soprattutto nel 600. In qualche modo erano legate ad una devozione privata, ma erano comunque sempre messe a disposizione della comunità. E visto e considerato che né a Villa Verlato né a Villa Ghellini abbiamo potuto vedere le cappelle gentilizie perché ormai svuotate di ogni suo essere, allora ho pensato di portarvi qui. Tra l'altro, un altro legame molto importante rispetto alla villa che abbiamo appena visto, Villa Ghellini, è che il piccolo oratorio sembra sia stato costruito su progetto sempre di Antonio Pizzoccaro. Il primo che ha pensato a questa attribuzione è stato lo studioso Luca Trevisan. Non esistono documenti che comprovano tale tesi, ma sicuramente le affinità stilistiche e strutturali hanno portato lo studioso vicentino ad avanzare questo importante nome. Questo piccolo oratorio è stato restaurato per mezzo di alcuni fondi dati dalla Fondazione Cari Verona, CEI e anche Regione del Veneto. Qui vedete ci sono due altari, uno dedicato a San Gaetano con una bella teletta di Giulio Carpioni realizzata tra il 1672 e il 1674, e invece dietro me una pala d'altare di opera ignota, dove possiamo vedere effigiati i santi Antonio, titolare di questo piccolo oratorio, e vicino San Carlo Borromeo. Con questa prima puntata io ho finito, ho concluso. Abbiamo avuto modo di vedere due ville straordinarie, concludere con una piccola chiesetta che ricorda come queste ville fossero sempre collegate alla comunità, sia dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista, come in questo caso, religioso. Aperti sul territorio, perché queste erano ville aperte sul territorio, che avevano un duplice, diciamo così, obiettivo. Quello di rappresentanza e di svago, ma anche di centro produttivo, così come abbiamo ben detto all'inizio della nostra puntata. Con questo io vi saluto, è tutto e ci vediamo alla prossima occasione.